Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come aumentare gli FPS, un nuovo capitolo di Fortnite. Ovviamente si può fare tutto attraverso un settaggio nei documenti di Fortnite Game, la cartella Fortnite Game che si trova in updata. Poi andremo anche a modificare alcune impostazioni riguardo alla nuova interfaccia di Fortnite che hanno appena aggiunto, e poi andremo a settare un po' il monitor, quindi la risoluzione del nostro monitor. Quindi se andiamo un attimo su Updata, questa la caschedina esegui, la puoi direttamente scrivere qua sopra esegui e fai ok. E vai su Updata Local, scendi fino a giù fino a trovare la cartella Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, Game User Settings. Ovviamente leggerà tutte queste impostazioni solamente se questa sola lettura è tolta, quindi la spunta non deve stare su sola lettura, se no non funziona tutta questa impostazione. Quindi facciamo ok. Ora che dobbiamo fare? Scendiamo fino a giù fino a trovare il Scalability Groups, questo qua, Resolution Quality 0, 2, 3, qui dobbiamo mettere tutto 0 per ridurre le ombre, i riflessi, la texture, gli effetti, tutto a 0, 0, 0. Poi scendi fino a giù fino a trovare il BLS Energy Save Enable, questo qua, metti False. Falso per questo. Una volta fatto tutto, fai salva e chiudi qua. Poi andiamo un attimo sul nostro pannello di controllo per modificare la risoluzione al nostro schermo. Per esempio, se tu hai un monitor tipo, facciamo caso, di 120 Hz, però tu li tieni fermi a 60 Hz e non riesci a portarli a 120, la procedura da fare è andare un attimo su impostazioni schermo avanzate. Scegli una frequenza di aggiornamento. Se per esempio sta a 60 e tu hai 120, tu metti 120. Io ho un monitor da 165 Hz e metto 165 Hz. Se in questo caso lo puoi fare anche sul pannello di controllo per quelli che hanno Nvidia, eccolo qua. PC 1920x1080, velocità di aggiornamento 165 Hz, e faccio applica. Ovviamente grazie anche al pannello di controllo noi possiamo aggiungere delle nostre risoluzioni, quindi io ho messo lo stretch sulla grafica di Fortnite, 1750x1080, per allungare anche un po' lo schermo proprio su Fortnite, e 1904x1071. Questi qua sono le tre risoluzioni fondamentali per giocare bene. Invece per quelli che vogliono fare più FPS vi consiglio una risoluzione veramente ancora più bassa, quindi al posto di 1080 di scendere ancora di più. E ora non ci resta che andare a modificare alcune impostazioni sulla nuova interfaccia di Fortnite. Ok, eccoci qua. Ora andiamo un attimo nelle impostazioni di Fortnite e adesso non ci resta che vedere come modificare un po' la risoluzione. Modalità finestra schermo intero, VSync mettiamo no, limite frame rate metto illimitato. Modalità di rendering, se avete DirectX 12 passate a DirectX 11. Scendiamo fino a giù fino a trovare il motion blow, che sarebbe la sfocatura, togliete la sfocatura. Impostazione automatica, non mettiamo impostazione automatica, mettiamo tutto ridotto. Anti-aliasing super risoluzione, mettetelo su FX2PA. Super risoluzione temporale, risoluzione 3D per migliorare un po' il rendering, renderizzare un po' i personaggi, panorama, tutti gli oggetti che si trovano su Fortnite, mettetelo sul 40%. Questa geometria virtualizzata, che se è attiva perderà gli FPS. Ombre no, illuminazione globale no, distanza visuale mettete medio, texture mettete medio, effetti mettete ridotto, post processing mettete medio, mostra FPS ovviamente mostrate gli FPS sullo schermo, indicatori di latenza pure sì per i ping, Nvidia Reflex e bassa latenza. Questo sarebbe un modo per migliorare anche
alla scheda assieme al gioco, mettete on più boost. E riguardo al rapporto statistica di prestazioni, questa qua è una funzionalità che non è che ci può tanto interessare. Fa un caricamento di statistiche dettagliate. Toglietelo, mettete applica. Ed eccolo qua. Se in questo caso mettete a finestra schermo intero e sul pannello di controllo di Nvidia scegliete la vostra risoluzione, adesso vi faccio vedere, vi spiego meglio cosa dovete fare. Se io metto personalizza e metto 1750x1080, però la finestra schermo intero rimane così, questa risoluzione non la conterà, conterà solamente i 1750x1080. Quindi più la risoluzione è ridotta, più farete FPS. Quindi io vi lascio a voi questa cosa, così fate una crea risoluzione personalizzata, crea risoluzione 1920 o 1080. Tu puoi direttamente scrivere 1520 per, mettiamo, 1120 e fai prova. E questa è la risoluzione. E facciamo così. Mantenere così la risoluzione e facciamo ok. Ora, per permettere questa per mettere questa risoluzione, eccola qua, 1520x1120. Applica. Sì. E ce la teniamo su Fortnite. Ed eccola qua, risoluzione 1520x1120. Ed eccola qua. Ora, visto che la risoluzione è ridotta, io se vado su impostazioni. Qui è tornato a 60 fps. Io tolgo, metto illimitata, faccio applica. Mettiamo risoluzione 3D, possiamo mettere pure 50. Texture, mettiamo elevato e facciamo applica. Ed eccola qua. Questa è la risoluzione su Fortnite adesso. Puoi anche aggiungere il tuo stretch personalizzato e te lo metterà qua sopra, 1520x1120 oppure qualsiasi altra risoluzione. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare un po' gli FPS, la texture, gli oggetti, ridurre proprio al minimo, grazie anche al pannello di controllo per cambiare la risoluzione e fare anche modifiche nella cartella di Fortnite Game, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.